a tutti, amore miei, e ben ritrovati come sempre alla mia cucinetta piccoletta, piccoletta, ma piena d'amore. Come state? Avete passato un buon Natale? O se state guardando questo video d'estate, avete passato una bella estate, la state passando? Insomma, guardate questo video. Oggi ci sarà una difficoltà in più perché c'è mio figlio di là che sta spaccando tutto e ogni 5 minuti bussa alla cucina perché vuole sapere quello che sto facendo. Oggi andremo a fare il risotto con i calamari. Risotto con i baby calamari, quelli piccolini. Questi qui, quelli che si usano, ti si sciolgono in bocca, si usano per fare una frittura della Madonna. Oggi noi faremo un risotto della Madonna. Andiamo a vedere cosa ci serve per fare questo piatto sempre semplicissimo, sono andato della praticità, economicità, razionalità. Arrivo! Allora, per due porzioni di riso ci vogliono 4 manciate di riso Carnaroli, pomodorini, ciliegino, pachino, scegliete voi quelli che vi piacciono di più, campanellino, peperoncino fresco, uno spicchio d'aglio, olio d'oliva extravergine, mi raccomando, non usate quello di semi, e i baby calamari che vi dicevo, quelli piccolini. Ok, si comincia col tagliare in maniera molto grossolana perché già sono piccoli i calamari, quindi non serve farli sottili. A me piacciono belli larghi e questi si sciolgono davvero in bocca perché sono piccolini, piccolini, buoni, buoni e ricchi di sapore. Se potete prendere quelli freschi, ovviamente è meglio. Se avete la possibilità di prendere quelli congelati, non c'è problema, verrà buono lo stesso. Allora, come prima cosa, dato che ci vorrà più tempo per cucinare il riso che per fare la salsa, andiamo a tostare come sempre a secco il riso così. Quindi un minuto o due sul fuoco fino a che ogni singolo chicco non sarà bollente e sarà tostato. E poi andremo a mettere l'acqua bollente, deve essere già bollente, mi raccomando. Allora, il riso è tostato. Perché si tosta il riso? Per mantenere il chicco integro e favorire l'uscita dell'amido dal riso stesso, che è quella che ci andrà a creare un risotto bello cremoso. Ecco perché anche mettiamo l'acqua già bollente, così che si fa un bel bollore, guardate qui, e tutte queste bollicine ricche di ossigeno all'interno tirano fuori l'amido e ci verrà un risotto della Madonna. Adesso passiamo alla salsa. Quindi mettiamo olio, io dico sempre di usare un olio buono perché comunque da un olio buono esce già una base di piatto buono. Aglio, io lo taglio così a fettine, ognuno lo taglia come vuole, non cominciate a dire io lo mangio così, lo mangio così, non c'è problema. Mettete l'aglio, potete anche mettere uno spicchio d'aglio schiacciato e poi toglierlo, lo potete mettere tritato o così a fettine. Allora, a questo punto è entrato mio figlio in cucina, quindi sarà molto più difficile. Eccolo qui, lo vedete? Eccolo qui. Guardate che puzzone che è. Quindi, quando inizierà a soffriggere l'aglio, mettiamo i pomodori dentro. Occhio che schizza. Se avete dei bambini in cucina, mai vicino ai fornelli. Allontanati. Bravo. Ok, adesso mio figlio mi suggerisce cosa dobbiamo mettere adesso. Pepe e sale, bravissimo, quindi aggiustiamo di sale. Faccio la mossa di mettere il pepe, ma voi potete mettere il peperoncino come faccio io. Sì, questo è il pepe, peperoncino fresco così privo dei semi. L'ho detto che non era facile. I semi sono quelli che danno la piccantezza fastidiosa. Pochi secondi e si mettono i calamari piccolini. Il calamaro ha un paio di minuti massimo di cottura, quindi fuoco alto e fate scottare tutto. Ultimo passaggio, è impossibile non mettere il prezzemolo. Io ce l'ho congelato fresco, voi fate come volete. Allora, come avevo detto, 2 minuti di cottura, la salsa è pronta, la togliamo dal fuoco. Mettiamo su questo fornello il riso. Non smettete mai di girare il riso perché più girate più esce l'amido. Quando mancheranno una decina di minuti a fine cottura del riso, io vado a mettere un po' di dado di pesce all'ultima cottura, praticamente all'ultima passata di acqua, così che già mi sarà bello insaporito di pesce.
chi storce il naso per il dado di pesce, a me non me ne può fregare meno, perché viene molto molto saporito. Fate quello che faccio io e mangerete da Dio. Allora, come avete visto, io ho fatto la salsa in una padella larga e bassa, mentre il riso l'ho fatto in un pentolino stretto e largo, perché sempre per favorire l'uscita dell'amido. Il risotto si fa sempre in un pentolino stretto e largo. Quando mancano pochi minuti a fine cottura del risotto, si mette dentro la salsa e si fa cucinare tutto insieme. Un sapore che neanche avete idea, meravigliosamente mare. Mamma mia, che nostalgia dell'estate. Allora, eccoci qua, ci siamo. Adesso mantecatura, come sempre, fuori dal fuoco. Eccoci qua, burro freddo di frigorifero, mi raccomando, dentro, e si va a mantecare fuori dal fuoco fino a quando non è bello incorporato nel risotto. Il momento più bello, cioè l'impiattamento, eccolo qui. Mamma mia, mamma mia, diamo una largata grossolana. Ecco qui, prima di servire do un ultimo giro di olio, e per me il piatto sta bene così, non si deve toccare. Eccolo qua, risotto con baby calamari di Simone è servito. Adesso ce lo andiamo a mangiare e vi dico soltanto: provatelo, lasciate un commento, condividete. Buono, buono, buono. Allora, avete visto il passaggio? È molto, molto semplice. Come sempre, i prodotti che si trovano in tutti i supermercati. Potete usare il congelato, buono, perché c'è un congelato che fa veramente, non si può mangiare. E usare il fresco, ovviamente, è sempre, sempre meglio, dall'olio al riso al pesce, tutto. Quindi, in base alle vostre possibilità, rifate quello che ho fatto io e verrà un piatto comunque della Madonna. Grazie mille, condividete, lasciate un commento, e per qualsiasi domanda io sto qua. Ciao a tutti.